L'ultimo giorno del 2010 ha registrato a Taurianova la significativa presenza dell'assessore regionale alle attività produttive, onorevole Antonio Caridi, e del suo staff, unitamente al presidente dell'Assemblea dell'Associazione dei Sindaci Città degli Ulivi, dottor Giuseppe Zampogna, nella attuale provvisoria sede direzionale di lavoro dell'imprenditore Vincenzo Cannatà, la cui azienda, a pochi giorni dal Natale, è stata in gran parte distrutta da un furioso rogo, divampato, pare ormai accertato per cause accidentali, ma che ha richiesto un imponente spiegamento di vigili del fuoco, volontari ed elicotteri del servizio antincendio del Corpo Forestale dello Stato, tutti impegnati per circa 12 ore prima di riuscire ad avere ragione delle fiamme che trovavano imponente alimento nelle enormi scorte cartacee e plastiche custodite nei locali dell'azienda, leader, come noto, a livello europeo nell'ingrosso di carta, cancelleria, articoli da regalo e mobili per ufficio. Il rogo ha messo in ginocchio l'azienda, che ha avuto interamente distrutta la grande area del cash and carry e parte dei depositi, mentre gli uffici dell'amministrazione di un capannone attiguo sono stati risparmiati, fortunatamente, dalle fiamme. L'incendio non ha assolutamente scalfito però la forte tempra di combattente dell'anziano ma non domo Vincenzo Cannatà, che da subito ha attivato tutti i canali necessari per poter in breve tempo ricostruire l'azienda e assicurare nuovamente agli oltre 60 dipendenti i posti di lavoro che il fuoco ha compromesso. La presenza dell'assessore Caridi ha avuto dunque non solo un valore simbolico, ma è stata una prima presa di contatto con l'ultima azienda che ancora ormai nella desolata Taurianova riusciva a dare lavoro. Nel corso del cordiale colloquio, al quale hanno anche preso parte il capufficio stampa dell'assessore Pasquale De Pietro, la signora Tiziana Cannatà, figlia dell'imprenditore, e i commercialisti Domenico Lo Schiava e Francesco Terranova, sono state esaminate varie ipotesi di lavoro e l'assessore, oltre ai sensi di vicinanza propri del governatore Scopelliti e della giunta regionale, ha garantito la più attenta sollecitudine nell'assicurare vicinanza da parte di tutto l'organigramma regionale e del suo assessorato per velocizzare, per quanto di eventuale competenza, gli iter burocratici per il rilascio dei permessi e anche per consentire la ristrutturazione della grave situazione debitoria improvvisamente creatasi a seguito dell'incendio e per consentire all'azienda di fruire degli aiuti alle imprese di cui al recente progetto PIA. L'imprenditore Cannatà, visibilmente compiaciuto, ha assicurato che nel più breve tempo possibile intende iniziare i lavori per la costruzione della nuova struttura in luogo di quella irrimediabilmente danneggiata dalle fiamme, per tornare ad essere operativo ai livelli di assoluta eccellenza grazie ai quali, dopo quasi mezzo secolo di ininterrotto duro lavoro, non disgiunto dalla drammatica esperienza di essere anche rimasto vittima di un sequestro di persona a scopo di estorsione nei primi anni 70, ha detenuto e detiene la leadership del settore, assicurando nuovamente i livelli occupazionali a tutti i lavoratori oggi messi in stato di disoccupazione. L'assessore Caridi e anche il sindaco Zampogna, a nome della conferenza dei sindaci della città degli Ulivi, hanno poi ribadito i sensi della grande attenzione verso le problematiche di un territorio nel quale la necessità di creare reddito e posti di lavoro è divenuta più urgente che mai. La ditta Cannatà rappresenta una realtà non soltanto per la provincia di Reggio ma anche fuori regione, quindi bisogna non soltanto dimostrare la vicinanza ma anche fare sentire il supporto con delle iniziative che possiamo mettere in campo e che dobbiamo mettere in campo, perché oggi le realtà calabresi, le aziende esistenti, oggi vuol dire che la Calabria dispone di eccellenze, queste eccellenze bisogna affiancarle e fare capire loro che la politica oggi vuole stare al passo con gli imprenditori, cose che prima non veniva fatto, oggi abbiamo l'obbligo di farlo perché questa realtà calabrese ha bisogno di economia, sviluppo e soprattutto salvaguardare quelle tante famiglie che lavorano in questa florida azienda. Quindi oggi 31 dicembre siamo qua, facciamo gli auguri, ma anche gli auguri per la rinascita di questa azienda che sicuramente con l'esperienza che il decano dell'impresa ha saputo dimostrare in questi anni e lo spazio di breve tempo riuscirà sicuramente a uscire da questo baratro.
mia presenza oggi qui è soprattutto a testimonianza della vicinanza delle istituzioni. Su invito l'assessore alle attività produttive, onorevole Antonio Cariri, che mi ha invitato in qualità di presenza di presidente di città del comunale di Città di Oliva, ad esprimere un segno tangibile di vicinanza all'azienda Cannatà, una delle aziende più importanti del territorio della Penisola Tauro e sicuramente anche della regione Calabria, ed è un onore per l'istituzione avere queste aziende così importanti che danno posti di lavoro, e ovviamente anche una testimonianza di vicinanza ai lavoratori che in questo momento sono in grosse difficoltà. E come abbiamo ascoltato, l'assessore si è detto disponibile ad individuare, se è possibile, delle misure per agevolare sia l'azienda sia i lavoratori. Quindi questo augurio, il 31 di dicembre, la presenza delle istituzioni regionali, quindi la persona dell'onorevole Cariri e mia in rappresentanza di tutti i sindaci, che auguriamo un felice 2011 sia all'azienda che ai lavoratori dell'azienda Cannatà, perché possono uscire da questo momento di grosse difficoltà. E